po' come se fosse un concerto. Bene, partirei da una cosa che ti coinvolge da vicino, una canzone che di recente hai lanciato, dal titolo Stenonata. Come è nata e naturalmente sapendo che la canzone porta il testo moderno, l'inno della carità di San Paolo. Sì. Beh, intanto prima lei Chiara parlava di essere flesciati. San Paolo è uno che mi ha flesciato fin dal primo momento in cui ho avuto modo in un certo qual modo di conoscerlo. E l'ho conosciuto attraverso questa prima lettera di, appunto di San Paolo ai Corinzi, dove c'è questa bellissima poesia che è l'inno alla carità, o meglio l'inno all'amore. A parte che l'ho trovato attualissimo, e ogni frase è una frase che mette a terra, nel senso buono della parola. Cioè io faccio musica, no? E cerco a voi che siete il pubblico di dare dei pezzi, all'interno di questi pezzi voi sentite una storia e chiudendo gli occhi, oltre ad ascoltare la canzone, la dovete anche vedere. Questo è il mio impegno. Non che mi paragonassi a San Paolo, però in poche righe, cioè, ha stravolto la licenza poetica, ha detto in una poesia di veramente molto, ripeto, in pochissime righe ha detto il massimo che si può sull'amore e io sono rimasto assolutamente estasiato. Ho voluto prendere intanto spunto, tanti pezzi d'amore sono quelli che si scrivono, io ne ho scritti tantissimi, io amo te, tu ami me, la nostra storia è finita, speriamo di rimetterci insieme, qual è la causa di questa fine, di questo rapporto, ma volevo un pezzo che spiegasse prima di tutto cos'è l'energia che muove, cioè cos'è questa forza che ti trasforma, perché è una forza che ti trasforma e ti fa fare delle cose impensabili, oltre ogni tempo, ogni spazio, cioè addirittura prima della forza sentimentale, il fatto di annullarsi per qualcosa o per qualcuno, che credo che sia l'amore più grande, no? E non lo dico mica io, lo dice qualcuno di molto autorevole. Allora volevo semplicemente racchiudere l'1% di questa grande forza che traspare da questa bellissima poesia e trasferirla in una canzone, insomma è una canzone che voi sentite per radio e sta dando veramente bellissime soddisfazioni, soprattutto perché vedo una bellissima reazione della gente, quindi non sono stato flesciato solo io, ma c'è anche altra gente che viene flesciata. Gloria a Dio. Allora, grazie. Manca il cavallo e manca l'armatura, ma è tutto di dietro. Cioè, non tutti sapete cosa sono i cavalli della luce, immagino, ma appunto, Chiara, tornando da Gerusalemme un po' di anni fa, ho sentito nel cuore questa spinta dal cielo a invitare tutti, al di là del movimento, della comunità, qui a Pantanestro, ma chiunque sentisse nel cuore che stesse quasi infiammato, forgiare dal fuoco dell'amore di Dio, farsi riempire la verità che è venuta a proclamarci con la sua parola, invitarli a incarnare la lettera, senza compromessi, senza interpretazioni, vivere la parola alla lettera, la mangiare la lettera, per essere poi testimoni di questa gioia delle sorti, impegnandoci tutti a essere chiesa, a mettere insieme ognuno i propri carismi per questo. Tu hai scelto di essere prima cavaliere della luce. Io sono il peggiore intanto, però hai scelto. Partiamo da questo presupposto. Però comunque ho scelto. Gesù ci dice che non siamo noi che abbiamo scelto, ma è lui che ci ha scelto. No, infatti mi conforta questo, ragazzi. È confortante questo. No, beh, al di là del fatto che, insomma, mi interessava tutto il discorso, faccio una premessa, più 4 anni fa ho conosciuto queste 2 persone qui. E parlando sempre di flash, sono rimasto flashato dal loro modo di guardarmi, da quello che hanno fatto, l'avete sentita Chiara prima, da quello che traspare dagli occhi di chi ha sofferto talmente tanto ed è rinato dal nulla, quindi io sono una persona molto fortunata, sono molto felice, oppure penso di essere molto felice, ma in realtà non lo so.
la faccia di questi qui, ex stupratori, il peggio, oggi cioè, mi guardano con una luce che io la vado ancora cercando. Ci sono vicini, però la vado ancora cercando. È veramente straordinario. Scusa, io ho perso il filo. Come fai tu a essere cavaliere della luce, soprattutto nell'ambiente difficile che fai per la musica, nell'arte, lo spettacolo, qui? Non è semplice, perché tutti quanti noi, invece di dire Dio, mettiamo io. La Dio non esiste. E questo può generare un po' di problemi. Io ho a che fare con un amico un po' scomodo, loro sanno che ci siamo divertiti io mi diverto spesso a prendermi in giro, però una cosa seria. Cioè il fatto dell'egocentrismo, io sono egocentrico, cioè non lo nascondo, non ho mai evitato di dirlo anche nelle interviste. Il fatto di essere cavaliere della luce aiuta me ad evitare il più possibile di esserlo. Cioè l'ego è in questa ombra qua, adesso per esempio è avanti. Cioè l'ego io la paragono a un'ombra, e se quest'ombra è davanti a me, io reale lo sono poco. Se quest'ombra è parallela a me, stiamo migliorando. Se dietro di me sono santo, cioè, veramente. Quindi siccome è davanti a me c'è parecchio lavoro ancora da fare, essere cavaliere della luce è un continuo lavorare su me stesso per far sì che poi non sia difficile da capire come io sono fatto, cioè lavorare su me stesso e dire quando ti dicono che sei il massimo sei il sufficiente, quando è un successo c'è gente che va molto meglio di me, cioè il fatto di togliere 50, 60, 70% da quello che è. Un esempio molto semplice, da quello che è il modo di pensare degli altri o il parere degli altri nei miei confronti. Visto che, diceva anche Mario prima, il successo non è che sia... Esatto. E dopo aver diventato cavaliere della luce, hai fatto un passo successivo, l'anno dopo. Tu sei sposato, una donna meravigliosa che è Patrizia, e come famiglia cerca di fare una consacrazione, non solo al cuore ma con la Spina Maria, ma anche con una promessa di consacrazione. Insomma, io come tutti quanti voi sono interessato al paradiso, io cercherei di andare, poi bisogna già passare per una porta stretta, mi hanno insegnato, se ci si va con qualche arma in più può darsi che questa porta si riesca ad allargarsi, no? E l'ho fatto semplicemente perché è come far parte di un gruppo, di una band. Cioè, l'unione fa la forza, mi sento più sicuro. Vabbè, mia moglie cerca di starmi vicino, perché sono uno che quando passano momenti di creazione delle canzoni perdo completamente ogni tipo di equilibrio, quindi esiste e è al mio fianco anche per bilanciarmi, perché lui facciamo parecchio fatica, dice Telego, Patrizia, così. Siccome voglio dire, lui ha bisogno di noi, perché se noi non siamo disponibili, cioè anche lui, il maestro, fa parecchia fatica, cioè ha i suoi limiti, perché se noi non apriamo, se noi non diamo ok, abbiamo la nostra disponibilità, cioè c'è sempre la libertà di scelta. Se noi non diamo questo sì, dice oh, io rispetto la vostra scelta, state sbagliando. Questa è la vostra scelta. Quindi faccio parte di un gruppo, è una consacrazione in più, è una volta in più, è una forza in più, anche perché io una volta ho provato, dico, vabbè, evito di magari di chiedere consiglio al maestro, di pregare il maestro, di farmi aiutare. E il problema è che ne hai bisogno, cioè senti la necessità. E questo è il fatto. E quando senti la necessità ci sono stato proprio. Però lui ti offre tutte le volte la stessa identica possibilità, tutte le volte